Ed eccoci invece il turno di Akuma Drama Drive, serie di Tomohisa Takeuchi, prodotta dallo studio Perro. Anche questa è in edizione limitata come il cofanetto di Human Lost. Vediamo un po' come si presenta. La copertina è carina, cioè ci sta, mi piace questo colore arancione con lo sfondo con i personaggi. Come edizione, tra l'altro, è molto simile all'altra, cioè con sovracoperta e amarei come l'altra. Questa è copertina davanti, indietro dell'amarei, ci sta. Presenta poi l'edizione al suo interno, è così, con un disco, per fortuna non sopra l'altro, ma diviso. Questa è una sola cartolina, cioè da come spessore si sa ne è solo una, e c'è anche chiaramente il booklet. Oltre, vabbè, un altro classico fogliettino che ci mettono comunque. Un po' di fondali della serie, altri fondali, descrizione dei personaggi, interviste allo staff. Anche qui non male il booklet, forse ci avrei messo qualche prima bozza, qualche disegnino, però sicuramente ce n'è da leggere qua dentro, quindi booklet abbastanza promosso. Ah, tra l'altro il dietro, c'è anche il dietro come più o meno tutte le edizioni, e anche qui non male il dietro. Adesso inseriamo i dischi nel lettore, vediamo più nel concreto come si presenta questa edizione. Il menu, come per Human Lost, è uguale a tutte le altre edizioni e un video fatte da Koch Media fino adesso. Per quanto riguarda invece gli extra, ci troviamo davanti anche qui a una signora edizione, perché a parte, vabbè, i classici trailer, promotional video e tutto il resto, troviamo anche l'animatics, che è un contenuto abbastanza interessante, che in un'edizione un video secondo me dovrebbe esserci più o meno sempre. Poi vabbè, troviamo un'intervista alla direttrice del character design e poi vabbè altri contenuti classici da un video proprio. Nel secondo disco invece troviamo altri animatics e interviste allo staff dell'anime, quindi insomma contenuti interessanti anche nel secondo disco. Ed eccoci alle conclusioni finali per Akudama Drive. Secondo me l'edizione in generale è molto buona, cioè, comunque costa 10 euro in meno invece a quelle che sono le classiche edizioni di Init come questa di Made in Abyss. Io personalmente tra le due preferisco queste qua perché comunque sono molto più eleganti, però devo dire che anche queste comunque si difende molto bene e il prezzo comunque è più basso già a livello di listino, figuriamoci quelli ribassi poi di Amazon e tutto il resto. Anzi, a parte che qua è scusate, esclusiva Fan Factory, anche Human Lost lo era, quindi Amazon non lo so se verrà mai venduto su Amazon sta roba, comunque. No, davvero, comunque è un'ottima edizione e ha diversi contenuti speciali, scusate, contenuti extra che vi interesseranno molto, cioè che vi divertirete molto a guardare, ne sono sicuro. Quindi anche qui vi consiglio, se siete interessati a recuperarla, di comprare, perché secondo me il prezzo non è eccessivamente alto, anzi costa 10 euro in meno a quello che di solito noi compravamo. Ok, che questo vale chiaramente di più, è anche normale che costi un po' di più in parte, però comunque il prezzo è comunque relativamente competitivo, quindi reputo che sia un articolo che possa essere valido. Reputo che sia un'edizione comunque abbastanza ben fatta e ricca di contenuti e che quindi ne può valer la pena averla. Detto questo, iscrivetevi, ditemi cosa ne pensate nei commenti, discutiamo un po', like se vi è piaciuto il video, ci vediamo al prossimo video.
d'amore.